Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile, siamo in compagnia di HTC One M9 e Samsung Galaxy Note 4 che andiamo ad accendere, tasti per entrambi qua sulla destra. Ok, boh, si è acceso leggermente prima il Samsung Galaxy Note 4, diciamo che non sarà un vero e proprio confronto, saranno delle considerazioni generali anche sui due processori, quindi Snapdragon 805 e Snapdragon 810. Parliamo infatti un attimo di schede tecniche, poi ve li mostro anche esteticamente. Spero di non metterci troppo, come sempre però prima ricordatevi di lasciare un bel pollice in alto per il video, condividerlo e iscrivervi in tanti al canale. Allora, parliamo subito di display, 5 pollici, Full HD LCD, 441 pixel per pollice, Gorilla Glass 4 per l'HTC One M9, contro un 5.7 pollici, Quad HD, quindi un 2K fondamentalmente, Super AMOLED con quindi più di 500 pixel per pollice, e Gorilla Glass 4 come vetro. Per quanto riguarda i processori, appunto abbiamo Snapdragon 810 octa-core a 64 bit, quindi un quad-core da 1.6 GHz più un quad-core da 1.5, in linea di massima dovrebbe essere 2, ma è stato downclockato tra virgolette via software. In realtà non è un vero e proprio downclock, più che altro è un sistema di sicurezza, quando vede che il processore scalda tanto abbassa la frequenza del processore, ma di questo ne parliamo fra poco. Qua abbiamo invece uno Snapdragon 805 quad-core da 2.7 GHz, quindi veramente molto veloce tra virgolette come frequenza. Abbiamo una GPU Adreno 430 contro una GPU Adreno 420, 3 GB di RAM su entrambi i dispositivi, 32 GB di memoria interna espandibili su entrambi i dispositivi, e cos'altro, fotocamere da 20.7 MP più 4 contro una 16 MP più 3.7 nella parte frontale. Per quanto riguarda le batterie, 2840 mAh non removibile contro una 3220 mAh removibile. Allora, direi di parlare prima un attimo anche del design, scusatemi. Sì, sto molto improvvisando questo video, mi avete chiesto in tanti, io non anche volevo farlo, perché infatti non faccio un confronto vero e proprio, perché secondo me sono due dispositivi molto diversi, comunque lateralmente. Lo spessore è molto simile, forse un po' più sottile qua ai bordi l'HTC, ma al centro è più sottile il Note. Diciamo che il Note si attesta sugli 8,5, 8,6 contro i 9 e passa nella parte centrale dell'HTC. Parte posteriore è questa. Vedete la differenza sicuramente di dimensioni. Il Note è più alto, neanche di tanto, visto che l'HTC a causa delle casse frontali è bello alto, però come larghezza, insomma, c'è un bel po' di differenza. Adesso vi metto così. E guarda qua, si parla di un centimetro pieno, che in mano insomma si sente parecchio, come peso anche una ventina di grammi di differenza in più per il Note. Altre cose in più da dire, diciamo che il Note ha il sensore per i battiti cardiaci, per le impronte digitali qua sul tasto, eccetera eccetera, mentre l'HTC non ha particolari sensori, entrambi hanno un LED di notifica. Allora, in questo caso qua non fateci caso, insomma, perché sul Note 4 abbiamo installato Nova Launcher. Ok, cioè è sempre installato, di solito nella recensione lo tolgo, ma oggi lo lascio. La fluidità è migliore rispetto alla TouchWiz, e comunque il pennino eccetera si può utilizzare senza problemi. Dicevo, prima vorrei fare un piccolo parlare un attimo dei processori, poi vediamo un attimo anche le mie considerazioni in generale sui due telefoni. Allora, parlando di processori, facciamo subito partire il benchmark, visto che è lungo mentre parliamo. I due telefoni li ho accesi insieme, quindi non dovrebbe avere RAM occupata, ma andiamo, ecco qua l'HTC, anche se si spegne tiene comunque. Chiudiamo tutto anche qua, rifacciamo per correttezza. Qua era rimasto in cache, ok, lo facciamo. Cavolo, vabbè, partite un po' prima l'HTC comunque. Allora, vi dico un po' la mia sui processori. Diciamo che questo Snapdragon 810 sinceramente a me non sta dispiacendo. È da dire che ho provato soltanto questo HTC One M9, quindi adesso aspetto di provare il GeForce 2 eccetera eccetera. Diciamo che aspettavo che mi mandasse LG direttamente, però non sono velocissimi, quindi mi sa che dovrò acquistarlo. Vabbè, adesso ci penso. Ah, perché ovviamente un sacco di telefoni in prova e quindi mi manca anche il tempo materiale proprio. Comunque, tralasciando questo, diciamo, questo 810 non mi dispiace assolutamente, 64 bit che vengono sfruttate anche un po' meglio da Lollipop, poi è ancora da appurare questa cosa quanto
sia effettivamente meglio avere un 64 bit quanto sia sfruttato, però devo dire che le prestazioni ci sono, avete visto il focus che ho fatto, adesso vedete di nuovo il punteggio che farà l'HTC che sarà molto alto, insomma mi sembra bello prestante, è da dire che comunque 805 è un signor processore, purtroppo l'hanno montato solo su due o tre terminali, quindi mi sembra il Nexus 6, il Moto Max e il Note 4, però sarei curioso di vederlo su altri telefoni, infatti spero che non faccia la fine dello Snapdragon 600 che l'ha messo su quattro telefoni in croce e poi è sparito, perché secondo me è un processore che può dire veramente la sua, infatti è assurdo pensare che finora i display Quad HD li ha messi praticamente solo sull'805, mentre i primi due telefoni che sono usciti con l'810 hanno display Full HD, quindi anche qua ovviamente adesso il benchmark sarà un po' falsato perché il display del Note 4 è un quad HD, quindi più pixel. Ovviamente la GPU molto prestante fa comunque più fatica a gestire tutto rispetto alla GPU 430 che è più prestante e ne ha da gestire di meno. Quindi io sarei curioso di vedere l'805 su un display Full HD, ma purtroppo non ce ne sono sul mercato che io sappia, quindi è una cosa impossibile. Però vedremo adesso se il Note 4 riuscirà a tenere testa anche nella parte grafica. Diciamo che i benchmark in generale non valgono tantissimo nel punteggio generale, però da dire che quando si vedono le parti grafiche con i frame per secondo è un test affidabile, lì un po' ci fa capire la potenza della GPU, quindi quello è molto importante secondo me. In ogni caso, dicevo, questa cosa dell'805 con display Quad HD e basta mi sembra molto strano, l'hanno messo perché appunto era il primo che riusciva, dopo l'801 l'805 è stato il primo capace di supportare bene il Quad HD. Però si vede che hanno capito che non serve più tanto avere un display Quad HD e qua e anche sul GeForce 2 hanno lasciato un bel GeForce 2 per altri motivi, però qua l'hanno lasciato, si vede, per i consumi e anche per il discorso. Comunque qua siamo a 59 frame e sul Note siamo a 45, vedete, quindi qua è tutta questione di 2K perché sono convinto che se ci fosse un Full HD andrebbe tranquillamente a 55 o addirittura come l'HTC, quindi diciamo che in generale quando abbiamo 37, 38, 35 nella parte dell'acqua, del fiume, del lago, quello che è, quindi 35 barra 37 contro, questo è finito, qua ne abbiamo 37, 41, 49, 8, 47, 44, 45, quindi ok, addirittura più fluido sembrerebbe il Note 4 da questo punto di vista, in questo vediamo un po' i punteggi, torniamo indietro, vabbè, qua non è verificato perché non sono connesso, comunque 56.000 contro 48.000, 8.000 punti di differenza. Sapete cosa faccio? Adesso lo faccio riandare perché mi avete chiesto, qualcuno mi ha chiesto di far andare i benchmark più volte di FIA per vedere se l'810 scalda tanto. Allora vi faccio un altro test anche sul riscaldamento e vediamo anche un po' poi la temperatura rispetto al Note, visto che ho scaricato CPU temp anche sul Note 4 per vedere un po' come se la cava. Intanto posso anche dirvi un po' come la penso sui due dispositivi, visto che questo sarà un confronto più che altro vocale, perché ripeto che secondo me sono due telefoni diversi e non ci sta tanto un confronto. Il confronto lo farò con l'S6, visto che sono fratelli, diciamo, fratelli in casa Samsung. Comunque, parliamo subito dei display. Personalmente preferisco molto quello del Note 4, che ritengo essere tuttora, vabbè, dopo l'S6, uno o il miglior display sul mercato, veramente eccezionale, ha una qualità incredibile, poi vabbè è un super AMOLED quindi con tutti i vantaggi e svantaggi annessi e connessi, però col fatto che si può cambiare anche la temperatura del colore e con quella risoluzione che si ritrova, devo dire che è un display da vedere, da provare perché merita. Il display dell'HTC è assolutamente buono, ho detto una recensione, qualche piccolo svantaggio tipo il vetro che non è attaccato proprio all'immagine quindi si vedono un po' di riflessi in più, la luminosità che in questo caso direi essere un po' più alta sul Note 4. Quindi sì, piccole considerazioni. Poi, come processore, beh, adesso finiamo il discorso fra poco, dopo questo benchmark. Dal punto di vista, vabbè, usabilità, c'è poco da dire. Per chi non ha pazienza, non ha le tasche, non ha voglia di portarsi in giro una padellona, ovviamente è meglio l'HTC, che comunque è un telefono grande perché è molto alto, visto che abbiamo le casse sulla parte frontale.
però è più stretto, si tiene molto meglio in mano, questo è poco da dire, quindi ovviamente da quel punto di vista vince l'HTC. Come interfaccia, anche lì secondo me è un'interfaccia di serie, sicuramente meglio la Sense, più, a me piace di più, ho amici che preferiscono Touch, addirittura, però in generale la Sense la trovo più pulita, più lineare, sa, forse, cioè è molto invasiva come interfaccia, però è fatta molto bene, c'è poco da fare, quindi la Sense secondo me è la spunta, da dire che infatti comunque il Note 4 con un launcher come può essere Nova è comunque più accattivante e la fluidità raggiunge livelli veramente incredibili, quindi anche qua è da tenere in considerazione questa opzione, quindi diciamo che si accavano benissimo tutti e due in termini di fluidità e prestazioni, ci mancherebbe, sono due top di gamma. Il Note dal suo al pennino, che è una gran figata, al multi-windows, quindi possiamo utilizzare più applicazioni in contemporanea, fare finestre, cosa molto comoda, molto utile su un display da 5.7 pollici. Anche la navigazione è migliore, anche la visione dei film, ovviamente abbiamo un display molto grande, quindi anche i giochi in generale, il reparto multimediale vince sul Note grazie proprio al display, ma anche direi alla qualità. Come volume invece è migliore insomma quello dell'M9, perché comunque ti cattura di più, ti tiene proprio all'interno del gioco, del video che stai guardando, e se, diciamo, se il Note avesse quelle casse sarebbe veramente il top, però non si può avere tutto. Il problema delle casse, come ho detto, è che vanno ad allungare molto il telefono, anche se in realtà il display rimane un 5 pollici, però vedete che le dimensioni sono molto grandi per essere un 5 pollici. Come batteria, non serve neanche che lo dica, stravince il Note 4, diciamo che con l'HTC One M9 utilizzo medio intenso, arrivato a cena, massimo, mentre col Note arrivate tranquillamente a dopo cena tardi, quindi fate quelle 5 ore di schermo attivo facilmente, quando ne fate 3 e mezzo se va bene. Ok, qua è sceso un po', 54.000 contro 48.000. Sapete cosa vi dico? Lo facciamo ancora una volta, così poi facciamo un test un po' più serio e vediamo le temperature, visto che il benchmark qua si sta scaldando abbastanza, anche il Note è abbastanza caldo, diciamo che comunque altro aspetto a vantaggio, tra virgolette, dell'HTC sono i materiali, perché cioè è completamente in alluminio, costruito benissimo l'HTC, qua invece abbiamo un alluminio sulla parte, sulle cornici e plastica, policarbonato con effetto comunque finta pelle sul Note 4. Personalmente apprezzo tantissimo questa finta pelle dietro, dà un buonissimo grip, l'HTC invece è molto più scivoloso e tra l'altro è anche la cover movibile, quindi si graffia, si rovina, qualsiasi cosa si cambia come niente, invece qua sull'HTC l'ho graffiato eccetera e ve lo tenete così, quindi tenete in considerazione anche questo. No, per il resto non nulla da dire, insomma, qua apprezzo il fatto che il tasto accensione sia posto sul lato destro e non più qua in alto, come anche sul Note. Del Note non mi piace la posizione delle casse che sono dietro, mentre sul Note 3 erano in basso, e anche lì si poteva rimediare. Entrambi supportano la ricarica veloce con gli appositi dispositivi, gli appositi caricatori. Personalmente non mi piace tantissimo il jack delle cuffie nella parte bassa dei telefoni, questa è una mia fissa, ognuno ha le sue, io preferisco che sia nella parte alta e basta, insomma non c'è molto altro da dire, direi che ho detto più o meno tutto. Come giochi non faccio vedere perché vi assicuro, insomma, ho fatto i vari focus giochi e benchmark per entrambi, andate a vederli, girano alla perfezione. Io continuo a pensare che se mettessero questo processore su un Full HD avrebbe prestazioni completamente simili a quelle dell'810, avrà strutture diverse, magari sarà sfruttato un po' meglio. Però a livello di potenza brutta, secondo me anche l'805 merita e devo dire che è uscito, è subito stato ben ottimizzato, quindi è un processore proprio riuscito bene, io lo vedrei bene su terminali di fascia alta anche di quest'anno, comunque poi sta alle case decidere il da farsi. Samsung comunque ha optato per un Exynos sull'S6, quindi vuol dire che avrà visto qualcosa in questo 810 che non gli piaceva, visto che ha sempre usato lo Snapdragon, e non penso che possa lamentarsi dell'805, visto co le prestazioni, visto come gira il Note 4 e visto anche il successo del Note 4, quindi direi che sì, che hanno preferito fare i loro processori tenendolo comunque superiore. Poi staremo a vedere, fare un discorso magari anche lì di processori quando proverò l'Exynos come si deve con i vari benchmark eccetera. Adesso sto facendo solo questo perché
è lungo, scalda tanto il processore, quindi va bene, però magari posso fare anche un video più avanti con tanti tanti processori, tanti benchmark diversi, insomma, ecco. Comunque vi posso assicurare, insomma, vedete, questi video qua di test sono pesanti, ma girano fluidissimi su entrambi i dispositivi, quindi stiamo parlando del non plus ultra in assoluto nei dei telefoni al momento. Sicuramente finisco anche il discorso del prezzo, qua vince il Note, cioè anche le fotocamere, non ho parlato, ma anche fotocamera preferisco quella del Note perché ha 16 megapixel, quindi sulla carta è meno definita. Anche adesso si è abbassato un po' il punteggio, 50.000, quindi effettivamente il punteggio sta scendendo di volta in volta. Invece qua il Note fa sempre 48.000, quindi qua perde 1.000 a botta, qua invece rimane 48.000, se ne facciamo altre 5 lo aggiunge. Adesso direi che possiamo andare a vedere subito la temperatura. Addirittura. Ok, qua dice batteria 29 gradi, 39 gradi. Temperatura del processore, vabbè, sta scendendo perché non sta più lavorando, però 41 contro 47. Qua scende veloce, si vede che aveva sparato un numero troppo alto all'inizio, si era sbagliato. Boh, comunque avete visto che in realtà scala di più il processore del Note 4, ma questo è ovvio visto che comunque ha 2,7 GHz, quindi la frequenza più alta, più il processore scala. Questo è proprio l'ABC, quindi normale. Poi vedete qua ci dice anche l'utilizzo del processore, qua è ancora al 19%, quindi si vede che sta lavorando in background, qua 2-3%, quindi vabbè, normalissimo, direi che non ci stupiamo che sia più alta la temperatura, ma sta scendendo. Batteria. Vabbè, batteria insomma 38 gradi è più alta sul One, quindi di fatto noi sentiamo anche la batteria molto, e quello che scalda è la batteria qua dietro, a toccare è abbastanza caldo anche perché è alluminio, quindi aumenta la sensazione di calore. Qua invece grazie a questa simil pelle, essendo che è caldino ma tiepido, più caldo sicuramente l'HTC, ma questi sono particolari che non mi interessano più di tanto perché non si vede la temperatura. Io mi ricordo l'M7 quando l'ho provato all'inizio, quello scalava veramente tanto che una volta ho detto cavolo è bollente, questo non mi è mai capitato, quindi è molto relativo questo problema, ecco tutto qua. Comunque, fotocamera dicevo migliore sul Note 4, secondo me più definite, prende meglio il fuoco, definizione migliore, esposizione anche, e ha lo stabilizzatore ottico d'immagine, quindi insomma vince sia nei video che nelle foto. Come prezzi, indubbiamente vince, tra virgolette, vince il Note 4 perché è già uscito da parecchi mesi ormai. E quindi si trova già sui 5,50 facilmente. Il One si trova a 7,50 di listino, quindi 200 euro di più del Note. Aspettiamo 2 mesi che scenda, si troverà sui 600. Comunque sarà quella volta 100 e passa euro più del Note. Diciamo che io ho già parità di prezzo, andrei per il Note, quindi con 100 euro in meno direi assolutamente Note. È da dire che se non volete padelloni, volete vi piace la Sense, eccetera, allora andate di One. Poi lì sono gusti, fate quello che vi sentite. Quindi per questo video è tutto, insomma un video un po' improvvisato, però comunque penso che faccia capire, sia utile per far capire altre cose, come ad esempio che il processore non scaldi più di tanto, che però ogni giro sui benchmark le prestazioni scendono, e questo perché appunto con l'ultimo aggiornamento software hanno messo questa funzione che più il processore si scalda più abbassano la frequenza, quindi sicuramente il calo del punteggio è dovuto a questo, ma direi che comunque al punteggio veramente così alto che nelle prestazioni, nell'uso quotidiano, nelle prestazioni in generale, non ci accorgiamo delle differenze. Bene, se avete domande particolari comunque su questi due telefoni, su cosa è meglio per alcuni motivi, per alcuni aspetti, fatemele pure qua sotto nei commenti. Lasciate un bel like, noi ci vediamo nei prossimi video. Un saluto da Lorenzo per Esperienza Mobile. Ciao!